Parliamo oggi di canti natalizi, nello specifico del canto di Natale interpretato da Manuela Mameli, cantante di Triei, con la partecipazione di Massimo Satta, chitarrista cagliaritano e braccio destro di Mogol, e Andrea Dall'Olio del gruppo Domo Emigrantes. Il brano è stato pubblicato sabato scorso e si intitola Is Gocces Posa Naschida de Gesù Cristo. E abbiamo in collegamento con noi Manuela, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora Manuela, raccontaci di questo nuovo progetto, la fallo conoscere ai nostri ascoltatori. Allora, vediamo un po' cosa vi posso raccontare. Diciamo, ho registrato questo canto devozionale che fa parte della famiglia dei Gocius, come già hai accennato tu, e ho praticamente smussato un po' la melodia per riadattarlo a un gusto un po' più moderno. Quindi diciamo, i miei studi mi hanno portato un po' appunto a sentire, a cantare la tradizione sarda, la musica pop, e poi mi sono specializzata in musica jazz, quindi inevitabilmente sono approdata a una diciamo, contaminazione che è un po', diciamo, naturalmente mi porta a variare le cose, le melodie, eccetera. Quindi da qui, da questa piccola esigenza forse, è nata l'idea anche di coinvolgere due musicisti che ammiro tanto, che sono Andrea Dall'Olio, musicista di grande spessore che è di Milano, e Massimo Satta, che invece è un nostro conterraneo che suona la chitarra. Quindi con l'apporto di questi due strumenti, che sono il violino e la chitarra, penso di aver dato una freschezza al brano che si potesse farlo discostare un po' da quel gusto prettamente tradizionale. Quindi ovviamente questa conferma ce la daranno, non lo so, gli ascoltatori, chiunque possa ascoltare la canzone, ma questo è stato un po' il mio intento, la mia necessità, ecco, di tirar fuori, ecco, questo miscuglio di musica che ho in me, ecco. Ecco, e nel frattempo diciamo che tu temporaneamente sei lontana dai palcoscenici internazionali che ti hanno vista impegnata negli ultimi anni nei jazz club di, per fare un esempio, Cina, Russia, Siberia e Crimea, e hai deciso questo Natale, nello specifico, di rivolgere un pensiero ai bambini. Hai in preparazione un video che uscirà a giorni, giusto? Di cosa si tratta? Sì, allora, anzitutto volevo chiaramente rispondere alla prima cosa che hai detto. Come tutti i colleghi sono ovviamente in un momento molto molto triste, tra virgolette, perché come credo per tutti gli artisti il palco sia diciamo un luogo che da pace, necessitiamo del palco, necessitiamo di far sentire i nostri lavori alle persone, di condividere, ecco. Quindi è proprio anche da qui che è nata l'idea proprio di fare un video e di pubblicarlo nuovamente su YouTube affinché le persone potessero proprio vedere e ascoltare, quindi non solo ascoltare. Per quanto riguarda poi il secondo progetto di cui hai parlato, che appunto coinvolge dei bambini di Triei e del circondario, è un progetto che vuole anche sensibilizzare un po' i bambini su argomenti, non so, di condivisione, di tranquillità, di pace, di semplicità. Non sarà un video come quello che ho organizzato tutti gli anni, vorrei specificare che questi bambini si appoggiano all'Associazione Musicale Le Ginestre, ecco, è l'Associazione Musicale Le Ginestre che organizza questi laboratori di canto moderno, io collaboro con loro. Quindi ho organizzato per loro un'altra formula, non canteranno soltanto, ma ci saranno delle piccole scenette in cui faranno, tra virgolette, delle belle azioni nei confronti dei loro altri compagnetti, nei confronti di altre persone, quindi cercando di mettere in pratica il senso di quelle, come si possa dire, di quei principi che fanno bene alla vita, che in questo momento non possono essere né buoni né cattivi, perché per via di questa pandemia la condivisione con le persone intorno a noi è assolutamente assente. Quindi in questo video praticamente possiamo ascoltare e vedere un po' di buone cose, di belle azioni, ecco, che fanno sempre bene al cuore anche nella crescita di questi bambini, che ovviamente sono il nostro futuro, il nostro bellissimo futuro. E dato le premesse, insomma, quello che ci hai descritto, non vediamo l'ora. A questo punto siamo anche curiosi, diciamo la verità, sì, di vedere questo video. Ho parlato prima del fatto che tu non solo, insomma, sei conosciuta in Sardegna e quindi anche oltre, ma addirittura all'estero. Raccontaci un po' di quelle che sono le tue esperienze all'estero, anche molto lontano, diciamo.
Allora, ho iniziato a viaggiare verso paesi lontani quando avevo 23 anni. Sono stata in Svezia, ho registrato dei concerti molto importanti in Svezia, uno dei quali, orgogliosamente ti dico, ha raggiunto praticamente i 2 milioni di visualizzazioni. Dopo la Svezia, dove ho studiato anche musica, ero lì a studiare presso un'università molto 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 bella. Dopo la Svezia sono tornata a Cagliari, ho concluso il mio triennio al Conservatorio di Musica e poi sono partita nel 2016 in Cina per diciamo lavorare, possiamo dire cantare, fare dei concerti per il Jay-Z Club. Quando sono rientrata, poi sono stata qua per altri 3-4 annetti e sono ripartita, diciamo, l'anno scorso, nel 2019, prima per la Cina e poi per la Russia, per due tour ancora più intensi che mi hanno lasciato delle bellissime sensazioni addosso. Purtroppo, quando proprio c'è stato l'esplodere della pandemia, io mi trovavo proprio in Cina e questo non è stato proprio un bel momento, anche se la città di Wuhan era molto, molto, diciamo, lontana da dove stavo io, era comunque, è stato un momento di paura perché stavo proprio lontana da casa e l'idea che bloccassero anche i voli mi faceva chiaramente un sacco di paura. Però musicalmente parlando, ti dico, è stata un'esperienza assolutamente bellissima perché con mio grande piacere e stupore ho trovato un pubblico veramente contento, veramente entusiasta di sentire non solo i repertori jazz che sono andata, cioè, per cui sono stata chiamata, ma anche il loro entusiasmo nel sentire anche i canti in limba, perché come sai, come abbiamo parlato poco fa, io occupo di contaminazione, di jazz, contaminazione, limba sarda, eccetera, e ho visto sempre, questo penso sia un orgoglio anche per tutti noi, no? Anche per tutti i colleghi, insomma, vedere che comunque popolazioni lontane apprezzino e vogliano ascoltare, sappiano ascoltare e gioire e godere anche di diciamo, un dialetto e una lingua diversa. Questo mi ha incoraggiata prima in Cina, ma mi ha incoraggiata a portare questi brani anche in Russia, nelle filarmoniche russe, in Siberia, ed è stato molto molto emozionante, ti ripeto, con mio grande stupore, non potevo pensare che ci potesse essere una risposta così positiva da parte del pubblico. E sicuramente il fatto che tu adesso invece ti trovi, diciamo così, un po' costretta a non rivivere più quello che hai vissuto fino adesso, quindi il tuo viaggiare in giro per il mondo a proporre la tua musica sarà molto difficile per te. Ma in ogni caso, tu hai parlato prima del fatto che hai iniziato a viaggiare a 24 anni, ma in ogni caso, diciamo, la passione per la musica è nata davvero da piccolissima, immagino. Tu adesso hai 32 anni e sicuramente la tua passione nasce da molto prima. Sì, il tasto dolente è che ho 32 anni, vorrei dirti. Ma guarda, stai parlando con chi è più grande di te, quindi... Ho capito, però sai come si dice, possiamo dire magari qualche tra l'altro volta, vedendo il video, tu sei proprio una giovincella, vedendoti in video sei una giovincella, quindi guarda Manuela, te lo dico per noi, abbi pazienza a non lamentarti. Potevamo dire qualcosa in meno, magari i nostri ascoltatori si facevano un'idea diversa, insomma 25, 26 anni. No, dai. Invece l'idea comunque è che sono portati benissimo, quindi è perfetto. Grazie, grazie mille. Comunque, adesso mi sono dimenticata la domanda. Dicevo, mi hai chiesto della mia infanzia, di come è nata la tua passione per la musica. Sì. Allora, ho la fortuna, la grandissima fortuna di essere figlia di due genitori fantastici, e cioè due genitori che mi hanno fatta crescere con la radio accesa, con la musica, che ne so, lo Zecchino d'Oro, Sanremo, tutte le manifestazioni che potessero darti la possibilità di ascolto, ecco. E poi anche dei bellissimi CD, Eagles, Rolling Stones, insomma, musica di un certo tipo, che anche se si andava al mare, ecco, dalla nostra macchina con un po' di finestrini aperti si sentiva la musica. Quindi la mia testa di bambina ha assorbito tutte queste belle melodie, eccetera. Quindi questo ha fatto nascere in me la passione, ecco, sai, il famoso imprint che i bambini hanno da piccolini, io credo che sia avvenuto proprio grazie ai miei genitori, o forse chiaramente involontariamente, certo, non sono queste cose che uno può, come dire, progettare per suo figlio, però piano piano mi sono resa conto che volevo il microfonino, volevo la radiolina, volevo il cantatù, e mi hanno portata a fare i vari festival,
competizioni canore, sai, si inizia un po' con queste cose. Fino a quando a 14 anni sono entrata a far parte di un gruppetto del paese, mi accompagnavano i miei genitori a fare le prove, da lì sono nate le prime seratine, lì anche a Tortolì. Anche alcuni locali che adesso non esistono più, per dirti, ho dei bellissimi ricordi legati a queste seratine, le prime canzoni, la prima, diciamo, progettazione di un repertorio, le persone che venivano a sentirti, che iniziavano a conoscerti, e da lì poi, insomma, ho iniziato a fare anche delle feste private, ho registrato con questo gruppo anche un singolo che si chiama Un Sogno, che però purtroppo non è stato mai pubblicato, e insomma poi sono diventata maggiorenne, da lì poi sono diplomata, sono stata qui a Cagliari, ho fatto le selezioni al conservatorio, perciò la passione per la musica in me è sempre stata, non è una cosa che è, non so, inspiegabile, nel senso che è stata totalmente naturale. Mi è sempre piaciuto fare i compiti, per esempio con la radio accesa, quindi assorbivo le urla di mio padre, che in sardo mi diceva: ma come te vai, da fai scompiti su, chi non intende, chi non si dava da legge su chi si sta facendo, insomma, e dicevo: babbo, io ce la faccio, non dirmi così, io ce la faccio, quindi è un po' fuorviante, però facevo i compiti con la radio accesa, e tutto questo ha portato le informazioni musicali nella mia testa, per poi avere anche le idee chiare oggi su quello che voglio portare avanti, ecco, musicalmente parlando, stilisticamente parlando, questo è. Ecco Manuela, per chi non ha ancora avuto il piacere di sentirti dal vivo, ovviamente l'ideale sarebbe quello, no? Vederti e sentirti dal vivo. In questo momento sappiamo che questa cosa è molto difficile da realizzare, ovviamente speriamo che tutto questo passi il più in fretta possibile, ma nel frattempo chi vuole ascoltare la tua musica, come può fare? Ricordaci un po' i contatti, quindi se hai un riferimento, allora, un canale YouTube, sì. Facebook, insomma, tutto ciò che può farti vorrei conoscere. Vorrei invitare gli ascoltatori che siamo curiosi, per chi non mi conoscesse, che può cliccare, diciamo, può digitare il mio nome su YouTube e trovare il mio canale. Io mi chiamo Manuela Mameli e ho tantissimi video sul canale YouTube, compreso questo nuovo dei Gocius che ho pubblicato pochi giorni fa. Quindi sul mio canale YouTube potete ascoltare diciamo tutto quello mi fa piacere cantare tanti stili, ti dico, magari non mi avvicino troppo al rock, ecco, però magari ci sono delle canzoni pop, c'è, cioè, un po' di cosa, ci sono riarrangiamenti, ci sono canzoni originali, ci sono collaborazioni con altri artisti, quindi YouTube è sicuramente il primo canale a cui vorrei rimandarvi, poi qualcosina è anche già in vendita sui digital store, i principali come iTunes, Spotify, Amazon, quindi chi volesse seguirmi, principalmente YouTube e Digital Store va benissimo. E poi i social, non so, anche sui social sono solita pubblicare qualcosina per chi mi segue, ma principalmente, ripeto, YouTube. Perfetto Manuela, allora noi i contatti li abbiamo dati, il mio augurio per te è che presto tu possa tornare nel tuo amato palco, nei tuoi amati palchi, e quindi grazie, possa esibirti dal vivo e la gente possa godere della tua musica. E nel frattempo l'augurio che ci facciamo tutti, che faccio a tutti, a tutti i lavoratori e tutti gli altri artisti, colleghi. Hai assolutamente ragione, perché è davvero uno di quei settori che purtroppo ha vissuto un intero anno nero, non mesi, poi delle pause, e quindi è davvero importante quello che tu hai detto. Ti ringraziamo per averci dedicato un po' del tuo tempo. Grazie a voi. Ti auguriamo buona giornata, buon lavoro e a questo punto anche buone feste, visto che è la settimana buone di Natale. Grazie, ciao a tutti, grazie mille. Ciao Manuela.